Dunque, l'argomento pizza è scottante, perché mi capita spessissimo che i pazienti mi raccontino che non digeriscono la pizza, no? Quindi, soprattutto le donne mi raccontano, ho mangiato la pizza ieri sera, questa mattina mi sono svegliata tutta gonfia, che pesavo mezzo chilo di più. Quindi, come scegliere una buona pizza? Cioè, è vero che la pizza può far aumentare, può creare problemi di digestione, eccetera. È vero perché per scegliere una buona pizza bisogna tener conto principalmente di tre cose importanti, anche se ci sono altri punti interessanti. La cosa più importante è il tipo di lievitazione. Una buona pizza ha una lievitazione lenta, possibilmente a pasta madre acida, e quindi non una lievitazione veloce con un lievito chimico, lievito di birra. Ma questo perché? Proprio perché la lievitazione lenta, che deve essere almeno di, insomma, 12, si spera 24 ore, permette una predigestione delle molecole del glutine. Quindi in questo senso, quando mangiamo la pizza è già parzialmente digerita perché il lievito, no? La pasta madre ha iniziato questo processo di digestione. Quindi già con questa scelta, quindi scegliere una pizza a lievitazione naturale, già la nostra digestione sarà migliorata. Il secondo punto fondamentale è quello della farina. Scegliere una pizza con una farina buona, possibilmente d'agricoltura biologica, una farina che sia semi-integrale o integrale, è molto meglio che scegliere una pizza che abbia una farina 00 oppure una farina Manitoba molto raffinata. Questo perché pensate che nella farina 00, ma in queste farine molto lavorate come la Manitoba, la quantità di glutine è quasi il doppio. Questo vi fa capire come poi nel processo di digestione è molto più difficoltoso digerire una pizza fatta con una farina di questo tipo. Inoltre la farina integrale ci dà qualche nutriente in più, pensate alle fibre importanti anche per diminuire l'assorbimento degli zuccheri, ma anche alcuni micronutrienti come vitamine del gruppo B o magnesio. Quindi la farina è un altro punto essenziale. Sicuramente poi passiamo agli ingredienti che sono sulla pizza. La scelta dei grassi, quindi dell'olio extravergine d'oliva, è la migliore. Quindi pizze che sono condite con oli di semi vari, strani, di cui non si sa la provenienza, oppure strutto, sono da evitare, proprio perché l'olio extravergine d'oliva ha dei grassi monoinsaturi molto benefici, ha dei nutrienti che negli ultimi anni si sono dimostrati essere addirittura antitumorali, pensiamo allo squalene o altri tipi di micronutrienti, mentre i grassi, altri grassi ci danno solo delle calorie inutili. È chiaro poi altri ingredienti devono essere scelti sempre in modo, pensando alla qualità, la mozzarella, quindi scegliere una mozzarella vera soprattutto e non mozzarelle finte di quelle ricostruite o come si chiamano i siloni, no? Che si usano, che si grattugiano addirittura sulla pizza. Il pomodoro anche, sia un pomodoro DOP, il vero, pensate che la disciplinare della vera pizza napoletana prevede la presenza di San Marzano DOP sulla pizza e non di altri pomodori magari anche provenienti dall'estero. L'ultimo punto che non è meno importante è la cottura della pizza. La cottura deve essere giusta, deve essere dorata e non deve essere bruciata, proprio perché la presenza di parti bruciacchiate nella pizza, ma anche per esempio nelle patatine, porta alla presenza di un composto potenzialmente cancerogeno che è l'acrilammide. Quindi quando ci sono queste parti bruciacchiate nella pizza o in altre cose, non bisognerebbe mangiarle. Quindi se vi arriva una pizza bruciata, mandatela indietro. A me è capitato molte volte che sopra era cotta bene e sotto era completamente nera. Quindi in quel caso pensiamo di fare una cosa buona, ma introduciamo dei composti potenzialmente cancerogeni. Quindi ecco, pensiamo alla qualità quando scegliamo la pizza, cerchiamone una a lievitazione naturale con delle farine buone. Mi direte, è difficile, non si trova di qua e di là. Non è vero, perché adesso con tutti questi mezzi che abbiamo, insomma, di internet, eccetera, Facebook, è possibile anche creare dei gruppi di discussione, cercare delle pizzerie più, come dire, consapevoli che utilizzano questo tipo di preparazione e di nutrienti.